ripartiamo dalla partita di Foggia e da quello che è successo nel finale e soprattutto dal tuo gol annullato, che insomma anche a occhio nudo c'era subito parso regolare. Su quello non posso dire niente, solo che è normale che ognuno sbaglia nel suo lavoro. Lui l'aveva visto che ero in fuorigioco, poi l'ha fischiato fuorigioco, non potevamo fare niente, solo che in partita così dobbiamo solo andare oltre a quello che fa l'arbitro. Poi dopo abbiamo preso un gol anche, è un episodio tipo così, però dobbiamo andare oltre a quello che è successo sabato. Per la partita posso dire che non abbiamo anche fatto tanto, non so perché, però nel calcio ci sono i momenti che la squadra è in difficoltà su alcune partite, così sabato era uno di quelli. I rigori erano rigore, non potevamo fare niente e abbiamo sbagliato qualcosina. Poi per me sto cercando di lasciare andare quello che è successo sabato. Non ha fischiato rigore, è nato un gol, non possiamo andare indietro, è già successo. Poi dobbiamo solo pensare alla prossima partita, secondo me. E per me devo dire che è una delle partite più brutte che ho fatto quest'anno. Poi devo solo cercare di rimettermi bene fisicamente per la prossima partita, che è più importante, perché dobbiamo fare tutto, dobbiamo chiudere il campionato tutto per sapere prima quello che vogliamo fare, se vogliamo fare playoff o un'altra cosa. E abbiamo fatto una partita sabato che siamo tutti arrabbiati, poi penso che dobbiamo mettere l'arrabbio in campo domenica. Mi dispiace per Ascoli che vengono in sta periodo che siamo così. Poi penso che riusciamo a fare bene domenica.